Il tema della violenza alle donne attualmente compare molto frequentemente sia nei mezzi di informazione che attraverso le campagne di sensibilizzazione e di informazione che sono organizzate dalle istituzioni. Lo scopo di queste campagne è quello di sfatare una concezione che per tanti secoli e in parte ancora oggi riguarda la percezione del maschile e del femminile. Secondo questa concezione, la donna costituzionalmente, quindi per motivi biologici, sarebbe debole e dipendente dall'uomo, mentre l'uomo sarebbe forte e autonomo. È chiaro che basandosi su un concetto apparentemente di natura biologica, questa rappresentazione interna appare legittimata, tant'è che molte discipline come la medicina, la psicologia e la psichiatria per molto tempo hanno creduto che le patologie femminili fossero dovute a fattori costituzionali, mentre per quello che riguardava le patologie maschili si dava un ruolo più rilevante all'ambiente esterno, molto spesso facendo riferimento al lavoro. Quasi, diciamo, come se non accadesse anche per le donne che si verificasse uno stress lavorativo molto forte, anzi da doppio lavoro, perché quasi sempre la donna, oltre al lavoro esterno, si incaricava anche di governare la casa, prendersi cura dei figli e soprattutto non si è mai tenuto conto fino a poco tempo fa del ruolo rilevante che la violenza sulle donne aveva sulla loro salute. A questo proposito ci sono moltissimi studi ormai che mettono in relazione una situazione di violenza subita dalle donne e uno stato di salute che presenta parecchie problematiche. Tra le tante ricerche citerò quello di Ann Parker dell'American Medical Association che nel 2000 esaminò un campione di 1152 donne e vide che il 53,6% di queste donne aveva subito qualche forma di violenza. Il 13,6% aveva subito violenza psicologica ed era proprio quest'ultimo gruppo quello che presentava lo stato di salute peggiore. Si evidenziavano dolore cronico, disabilità lavorativa, balbuzie, con grande frequenza disturbi gastrointestinali, disturbi dell'umore e si notava anche come questo gruppo fosse particolarmente resistente all'azione terapeutica. Un altro studio effettuato da Nadia Pallotta nel 98, Nadia Pallotta è una gastroenterologa, mise in relazione la presenza di disturbi gastrointestinali con la violenza alle donne. La Pallotta esaminò un campione di persone che avevano gravi disturbi gastrointestinali e vide che le pazienti che avevano subito violenza psicologica erano quelle che avevano la situazione peggiore e più resistente alle terapie. Ma accanto a questi fattori, diciamo, a queste patologie aspecifiche, ci sono poi delle patologie molto specifiche connesse alle situazioni di maltrattamento fisico alle donne. Situazioni che molto difficilmente si evidenziano come tale, perché le donne per prime fanno fatica a manifestare, diciamo, il loro disagio familiare e quindi a collegare l'ecchimosi con cui vanno al pronto soccorso alle percosse subite. E gli stessi operatori poi, anche loro per meccanismi difensivi, anche loro fanno fatica a diciamo, denunciare queste situazioni. E poi ci sono le conseguenze psicologiche legate al fatto che ogni forma di violenza produce esiti traumatici in chi la subisce. Ecco spiegato dunque il motivo per cui nei servizi di salute mentale le donne spesso sono quelle che diciamo sono le maggiori frequentatrici e in particolare per quello che riguarda i disturbi legati al trauma
si evidenziano disturbi dell'umore, disturbi d'ansia, disturbi dell'alimentazione. Quindi dobbiamo sfatare una volta per tutte, alla luce di queste ricerche, il fatto che il grande consumo di farmaci e, diciamo, il grande uso di servizi sanitari da parte della popolazione femminile sia dovuto a questioni biologiche, costituzionali. In realtà è la violenza che molto spesso causa questi fenomeni. Quando noi parliamo di violenza alle donne, usiamo un termine, diciamo, che è molto diffuso, ma che in realtà non è proprio preciso. C'è una terminologia ormai riconosciuta a livello internazionale che dà delle definizioni precise. Il concetto più generale a cui possiamo fare riferimento è quello di violenza di genere. Con questo termine facciamo riferimento a qualunque tipo di azione violenta venga compiuta ai danni di una donna unicamente per il fatto che appartiene al genere femminile, e questo indipendentemente da chi ne sia l'autore. All'interno di questa grande categoria della violenza di genere troviamo la violenza sessuale e la violenza domestica. La violenza domestica in realtà comprende una serie di fenomeni molto ampi, perché questo termine si riferisce a tutte le azioni violente che vengono compiute tra persone che sono legate da vincoli familiari stretti. E quindi facciamo riferimento alla violenza di un adulto su un adulto, di un adulto su un minore e qualche volta anche di un minore su un minore. Però nell'uso comune questo termine, violenza domestica, fa quasi sempre riferimento alla violenza del partner sulla donna. E questo termine ormai, diciamo, diffuso a livello internazionale, in inglese viene definito come partner intimate violence. La violenza domestica, allora, riferita alle donne, comprende tutte quelle azioni coercitive che hanno lo scopo di dominare, controllare e isolare socialmente la donna. E a seconda delle azioni coercitive che vengono messe in atto, si evidenziano diversi tipi di violenza. Abbiamo la violenza sessuale, la violenza fisica, la violenza psicologica, quella verbale e quella economica. La violenza sessuale consiste nel far subire alla donna rapporti sessuali quando la donna non ne ha nessuna voglia oppure è malata, e anche comprende tutte quelle situazioni in cui la modalità con cui si svolge il rapporto spesso è, diciamo, rifiutata dalla donna, per esempio l'uso di pornografia oppure la presenza di più persone. La violenza fisica è un concetto più ampio di quello che si crede, cioè non riguarda solo le situazioni in cui c'è contatto fisico e quindi percossa, ma sono tutte quelle situazioni in cui, ad esempio, l'uomo si avvicina troppo alla donna in modo minaccioso oppure le grida contro a distanza ravvicinata, la tiene segregata, le impedisce di usare il telefono. Poi abbiamo la violenza psicologica, quella che abbiamo detto ha le conseguenze peggiori sulla salute psicofisica della donna. Si può manifestare in molti modi. Spesso consiste in una limitazione della libertà della donna, la quale deve chiedere il permesso per uscire se vuole evitare lo scontro, la quale è, diciamo, tormentata dalla gelosia del partner, che spesso le impedisce anche di lavorare, mantenendola in questo modo in una condizione di dipendenza anche economica. Oppure il partner può svalutare la donna, deriderla sia in pubblico che in privato, producendo così un calo dell'autostima. Un'altra modalità ricattatoria è quella di minacciare il suicidio oppure azioni violente nei confronti dei figli. E a questo proposito è importante dire come tutte queste azioni quasi sempre si svolgono alla presenza dei minori in famiglia, e quindi parliamo per i minori di violenza assistita. E poi abbiamo la violenza verbale, che consiste nelle ingiurie che vengono scagliate contro la donna, molto spesso in modo minaccioso. E infine la violenza economica, che consiste nell'impedire alla donna di partecipare alla gestione economica della vita comune,
cosicché per qualunque suo bisogno la donna è costretta a chiedere all'uomo, al partner, e in questo modo si accentua il suo senso, diciamo, di autosvalutazione e soprattutto la sua dipendenza. Ogni azione violenta nei confronti di qualcuno provoca degli esiti traumatici. E quindi, quando parliamo di violenza alle donne, non possiamo non parlare del trauma. Per trauma si intende qualunque situazione in cui un individuo sia messo in una condizione di forte rischio per la propria incolumità fisica o psichica, senza che possa fare nulla per difendersi. Parliamo dei terremoti, parliamo degli incidenti stradali, degli stupri, degli abusi sessuali sui minori. In tutte queste situazioni, i vissuti, delle vittime sono vissuti di impotenza, di angoscia, di paura, ma anche di indegnità e di colpa. Accade spesso che quando, abbiamo un incidente d'auto ci capita di pensare che se non fossimo passati lì in quel momento forse l'avremmo evitato, oppure se fossimo usciti un quarto d'ora dopo non sarebbe accaduto nulla. E queste situazioni, diciamo, traumatiche danno origine a dei sintomi ben precisi che vengono raggruppati in una sindrome chiamata sindrome post-traumatica da stress, e che comprende sintomi come flashback continui dell'evento traumatico, meccanismi di evitamento di pensieri o situazioni che siano collegate ad esso, uno stato emotivo di depressione, di isolamento dal sociale, incubi, facile sviluppo di aggressività e di rabbia. Siamo cioè in una situazione che determina una sorta di disturbo mentale, e a questo punto viene spontaneo chiedersi come mai le donne accettano di rimanere in una situazione come questa.